La prima proposta di piano è stata depositata dalla provincia alla fine dell'anno ed è stata rinnovata nel mese di febbraio con alcune rettifiche e vede certamente una, diciamo così, una proposta sulla città di Lecco, se verrà approvata lunedì, molto importante. Responsabilmente lo esamineremo, non c'è un pregiudizio, questo è vero, perché salvaguardare la montagna significa certamente non lasciare tutto così com'è, perché voglio dire, chi cava lì lo fa anche per attività, non solo, anzi pochissimo è per materie edilizie, e molto invece che va a favore di aziende, di industrie, in particolare dell'acciaio e di altri temi. Abbiamo due mesi abbondanti nel quale il Consiglio Comunale esprimerà una propria posizione su questo tema, elaboreremo una proposta. Per quanto mi riguarda non sarà una proposta pregiudizialmente contraria al proseguimento nel medio periodo, nei prossimi 15-20 anni di questa escavazione, ma non sarà detto che sia nelle quantità, nelle modalità che i cavatori hanno in qualche modo richiesto. E quello che chiederemo, ammesso che ci sia una volontà del Consiglio Comunale di esprimere il parere, perché il Consiglio Comunale è adesso che deve esprimere il parere, dopo che viene formulata una proposta, perché se non c'è una proposta, come dire, non aveva un oggetto specifico di confronto, chiaramente non ci sarà però una minore attenzione degli elementi, non solo genericamente di recupero che oramai sono obbligatori per legge, ma di un ripristino radicale non solo di ciò che di nuovo viene cavato, ma anche di ciò che è stato lasciato incompiuto nei decenni precedenti, perché il problema vero di quelle cave è stato che le nuove pratiche di ripristino, di coltivazione, di rinaturalizzazione anche della montagna sono state fatte solo negli ultimi decenni e non sono state fatte precedentemente, quindi lasciando talvolta una situazione certamente non bella e non utile da questo punto di vista. Noi dobbiamo anche essere responsabili che le cave che ci sono è meglio che funzionino magari in misura, come io propongo, molto più ridotta sul piano delle quantità, con tecniche nuove, con un recupero immediato e soprattutto, lo ribadisco questo concetto perché per le due cave della città di Lecco sono importanti, le due più importanti, Vaiola Alta e Vaiola Bassa, poi c'è anche quella del Cornello, ma è meno significativa forse da questo punto di vista, che venga anche riconsegnata alla montagna anche ciò che nel pregresso è stato, come dire, tra virgolette violentato. Però mi permetto di dire che questa linea guida non ci regala una soluzione, la soluzione va trovata nella mediazione, questo è il compito di chi amministra, tra i diversi interessi in gioco. Avessimo potuto scegliere, come dire, in maniera diversa di abitare in un territorio dove c'era un'autorizzazione che partiva, avremmo certamente avuto una considerazione molto più radicale da questo punto di vista. Oggi penso che dobbiamo anche responsabilmente fare i conti che siamo chiamati ad amministrare in una situazione che è in parte già compromessa, non dobbiamo peggiorarla, dobbiamo far sì che nella prosecuzione di breve periodo, secondo me, occorre però che diventi un'occasione per un recupero complessivo di tutta l'area.